Non è un libro facile, Il museo delle penultime cose. Intanto è un libro scritto, pensato, costruito nella trama, nella psicologia, negli interpreti, complicati, dilaniati, natura estrema a modo loro, un romanzo con un protagonista muto, il museo che non c'è, quello della Shoah. Questo è un luogo simbolico molto importante per due motivi. Qui sotto ci sono i primi insediamenti ebraici, ci sono le catacombe ebraiche, e qui, durante la Seconda Guerra Mondiale, Mussolini decise di costruire il proprio bunker e la propria residenza. È un museo che è nato dopo molte polemiche e con molta fatica, con l'obiettivo di conservare per sempre e mantenere la memoria della Shoah in questo paese, che è una memoria che tende un po' ad essere dimenticata. Si tende a dimenticare, a voler dimenticare che l'Italia ha conosciuto la sua Shoah con migliaia di cittadini italiani, non italiani, o comunque ebrei, deportati, uccisi, molto spesso grazie alla collaborazione di cittadini italiani. Nel futuro prossimo in cui è ambientato il lavoro di Boni, il museo c'è. E una presenza civile dai connotati forti nella Roma in cui i pregiudizi antisemiti e le intolleranze razziste sono ormai deriva quotidiana, accettate dal potere politico complice. Le scritte antisemite che noi vediamo anche in questa città, i commenti antisemiti che abbondano, per esempio, sui social network, testimoniano che il sentimento antisemita, come in generale il pregiudizio verso tutto ciò che è diverso, verso tutto ciò che fa minoranza, è ancora molto forte in questa società. E quindi il libro è anche una forma di denuncia contro questi rigurgiti, è una sorta di monito per chi pensa che o si possano tollerare e far finta di nulla, o addirittura chi si augura che siano estinti, cosa che purtroppo non è così. Il museo c'è, ma c'è anche una brutta Italia, dilaniata dalle tensioni. Sembra aver imboccato un nuovo percorso di violenza, guati, pestaggi, nel mirino, gli altri. Uno sfondo che vede in primo piano la storia di un giovane ricercatore ebreo e dell'ultimo sopravvissuto, una personalità tormentata che ha indagato la Shoah e le sue vittime senza mai entrarne a far parte. È una creatura antica, l'ultimo superstite dei campi. Di lui non c'è traccia negli archivi, il viaggio della memoria pare arrestarsi di fronte a quest'uomo, privo di passato. Questo vecchio di 98 anni, Attilio, ha lasciato il deserto dietro di sé. Non sappiamo e non si riesce a comprendere fino alla fine del romanzo da dove venga, come abbia vissuto, quale sia la sua famiglia. Soprattutto non si riesce a comprendere come, se è vero che lui è l'ultimo deportato ancora in vita, sia possibile che sia tornato dai campi senza che i campi abbiano lasciato alcuna traccia. Il ricercatore, nonostante la sua ritrosia, riuscirà a liberare il passato dell'ultimo testimone dalle sabbie mobili che lo avevano inghiottito. I pogrom e la deportazione, i giorni convulsi e drammatici del rastrellamento, un buco nero rivelato sul finire della vita. Il salvato si riappacifica con il suo passato e può lasciare la vita sereno. Per il giovane studioso ricomporre l'ennesimo ed ultimo mosaico di esistenza spezzata vale la riconciliazione con i suoi tormenti, il museo delle penultime cose, perché la storia non finisce. Il tema sarà sempre presente. Sarà sempre presente nella necessità di ricordare quello che è stato per impedire che si possa ripetere. Anche come monito, però. Anche come monito, esattamente. La Turchia, dalle forti passioni e dagli altrettanto forti incontrasti, è il teatro di questo noir letterario dove uno scrittore in crisi si trova immerso in una guerra senza esclusione di colpi tra i clan che si contendono potere e denaro. È uno scrittore e riuscirà a salvare l'anima. Ed è tutto, arrivederci.